carri, trenini ed ovviamente maschere. Anche ad Arezzo è tornato il carnevale. Due gli storici appuntamenti nel comune, quello con il carnevale aretino dell'Urciolaia e quello con il carnevale di Rigutino. Al Parco Ducci in zona Montefalco è tornato dopo il successo delle ultime edizioni il Carnevale dell'Orciolaia col suo format di spettacoli, musiche e trenini ed ancora i personaggi preferiti dai più piccini e l'immancabile musica del trio Beppe, Marco e Roby. I bambini di Arezzo ancora si divertono al Carnevale dell'Orciolaia con tutti questi trenini e tutte le attrazioni che sono state, da Frozen, da Trampolieri, quindi vanno nei trenini e poi vanno a vedere gli spettacoli. I ragazzi sono veramente tanti, fa piacere, penso che siano divertiti e li aspetto domenica prossima per la seconda giornata. Già seconda uscita invece per lo storico Carnevale dei Bambini di Rigutino, una tradizione che va avanti ormai da mezzo secolo. Oltre 50 anni c'è questo carnevale e quindi poi i bambini si divertono come vogliono, possono salire nei carri, fare quello che vogliono, in tutta libertà. C'è un bel percorso controllato dal personale, quindi è un bel circuito, ecco. Per noi è un grande sforzo e tutto, ma siamo riusciti a fare un gruppo di circa 40 persone o più che ci danno una mano e tutto, e siamo soddisfatti. Oggi abbiamo il gruppo della banda di Castiglion Fiorentino e domenica prossima non avremo intrattenimento, ma faremo un concorso a livello di maschere con tema Barbie e Super Mario. E l'ultima domenica avremo una ragazza che viene da Firenze sui trampoli e farà vari spettacoli nell'arco della giornata. Volevo fare un ringraziamento quest'anno ai ragazzi del Sangria Party di Albergo che sono venuti per provare questa nuova cosa sulle ciacce fritte e collaborando con noi speriamo che sia una cosa che magari in futuro può andare.